mi vedete circondato da un sacco di persone, questo il perché c'è, sapete che ho avuto un piccolo, diciamo, inconveniente, detto, diciamo, chiamiamolo così, di salute, che si è giustamente infilato in mezzo a questi due libri che io stavo curando, e che, come tante altre cose, per effetto di quello che mi è accaduto, erano finiti nel cassetto. Poi, bloccato da questa vicenda, a forza di pensare, ho detto, ma quasi quasi varrebbe la pena questi due libri unirli, no? Erano due progetti separati, uno era la ricostruzione della storia del Milite Ignoto, tema che insomma più o meno conosciamo, e l'altra era la ricostruzione delle storie dei 1200 dispersi bresciani nella Grande Guerra, da 1200, l'ultima volta nel 1953, da 53 a 1200 è un bel saltino. Però per le notte di centro ho alzato bandiera bianca. E poi invece ho pensato se invece non era il caso di unirle queste due cose, no? Cioè il Milite Ignoto, quello che conosciamo appunto, cui storia conosciamo tutti, con i Militi Ignoti bresciani. E quindi le due cose effettivamente potevano anche stare insieme. Per cui, aiutato da tutta questa nutrita serie di amici e collaboratori che vedete, abbiamo fuso questi due libri, questi due progetti, conclusi, non vi nascondo, con una certa fretta, però secondo me in modo più che brillante, in un unico libro che si intitola Il Milite Ignoto, ma che in realtà è composto da due parti. La prima parte, che riguarda una parte più strettamente storica, la ricostruzione della vera storia del Milite Ignoto, che non so quanti conoscono nel dettaglio, quindi dalla sua ricerca, al suo ritrovamento, a tutte le vicende più note che conoscete, e una seconda parte che riguarda la ricostruzione appunto delle vicende di 1200 dispersi bresciani, che fino ad oggi erano un puntino così anonimo in un elenco. Oggi invece si sa chi erano, dove sono scomparsi, quando sono scomparsi, uno per uno. Qui l'amico Ezio si è parecchio adoperato su questa ricerca ed è riuscito a identificare, a correggere la maggior parte degli errori. Pensate che sono registri scritti tutti a mano 50 anni fa, sono andati in gran parte perduti, quindi molti errori li abbiamo corretti, altri ne avremmo forse commessi noi, però comunque nel dubbio abbiamo preferito portare a compimento questa ricerca. Le due parti, che adesso vi ho svelato questo aspetto, ma forse se leggevate il libro non ve ne sarei accorti, sono collegate da un capitolo scritto da Marco Cristini, che è dottorato di ricerca alla Normale di Pisa, bresciano anche lui, che riguarda la Basilica di Aquileia, dove siamo stati qualche settimana fa, e che la racconta da un punto di vista, se vogliamo, archeologico, storico, ma anche con l'ottica del perché c'entra con il Milite Ignoto. Adesso non voglio anticipare, ma qualcosa di ecco. E quindi con l'aiuto di Elena, che è fungibilitrice, e che sono i miei coautori, e il dottor Bonini, che adesso vi presenterò, andiamo a cominciare. Buon pomeriggio a tutti, io sono veramente contento di essere qui per la terza volta. Sono commosso, stupito, sono tutto quanto, insomma. E anche emozionato, oggettivamente forse più delle volte scorse. Il punto al quale siamo arrivati è che questa è la terza applicazione a supporto di questo restauro. Come vedete, la grande stele dell'ex cimitero militare Piscicelli, che si trova in località Camano in Slovenia, ha già subito un primo intervento, perché è quasi due anni che proviamo a lavorarci sopra. Come vedete, lì c'è un po' di, cioè dire, storia del monumento, come era un tempo, come l'abbiamo trovato noi, e un po' di fase adesso di restauro. È stata ultimata la messa in sicurezza della stele, sono state stuccate tutte le crepe, è stato preparato la parte di stele dove mancava l'elaborato originale, per ospitare la ricostruzione di un nuovo elaborato che adesso creeremo. Tutti i cocci, che abbiamo anche setacciato tutta l'area prospiciente, ma dalla ricerca dei lacerti, diciamo così, caduti dalla stele, insomma, quest'area ci ha regalato diversi questi pezzi, che sono stati catalogati come un lavoro che sta andando avanti anche adesso, riposizionati, diciamo,
sappiamo dove andranno e verranno per l'appunto riposizionati ove possibile gli originali. Le restauratrici, perché adesso sono rimaste tre, sono tutte tre ragazze, sono anche adesso lì che lavorano per adesso col computer grafico, diciamo, perché c'è anche questa componente adesso del lavoro. Ho già prenotato per loro la prima settimana di luglio per la penultima fase del lavoro, che sarà quello per l'appunto di andare a prendere le misure in base al lavoro fatto a casa con la ricostruzione grafica per ricostruire le parti mancanti. Poi ci sarà la fase finale del montaggio delle parti mancanti. Insomma, stiamo tirando la volata a questo progetto e io mi tolgo il cappello e ringrazio, anzi diciamo così, io mi alzo e voglio abbracciare Stefano. Grazie mille, grazie. E scusate, ce l'avevo detto, questo ultimo abbraccio ci tenevo a farlo perché insomma quando mi sono portato in questa follia mi ha pensato di trovare un alleato, degli alleati così strepitosi nelle persone sedute qui al tavolo, che è la più ultima fatica anche qui davanti ai vostri occhi. Sono per quello ancora più emozionato, perché d'accordo un libro, ma due, insomma, è stato fatto un lavoro strepitoso e io vi ringrazio perché le follie belle fatte insieme. Quindi io vi ringrazio anche a voi tutti presenti e grazie.